aumentare la consapevolezza sull'asma, ma anche informare e favorire la diagnosi precoce nei bambini a rischio. Sono alcuni dei temi affrontati a Pescara, Palazzo di Città, in occasione della giornata mondiale sull'asma. La Società per le Malattie Infettive e Respiratorie, attraverso esperti e relatori del centro regionale, hanno incontrato gli studenti delle scuole superiori nella sala consiliare del Comune di Pescara in occasione della giornata mondiale dell'asma 2024 che si celebra oggi 7 maggio. L'iniziativa vuole essere un modo per informare le famiglie e offrire loro l'opportunità di accedere a controlli medici specializzati per i figli senza alcun costo. Dottoressa Sabrina Di Pillo, referente regionale, oggi c'è la giornata mondiale dell'asma, di questa patologia che tende sempre più a aumentare. Sì, le patologie allergologiche sono aumentate a causa dei cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature, l'aumento dell'umidità ha contribuito all'aumento, in quanto le stagioni polliniche iniziano prima, sono più lunghe e la patologia è anche più intensa, quindi allergeni che prima erano stagionali adesso sono diventati perenni, tipo la parietaria, quindi il bambino inizia a stare male già da febbraio-marzo fino a ottobre-novembre per i pollini, per l'acaro invece l'allergene perenne insieme all'alternaria. Inoltre il cambiamento climatico ha contribuito anche alla comparsa, all'aumento di nuovi allergeni, quali in particolare l'artemisia, l'ambrosia, che compaiono soprattutto durante il periodo estivo, e anche la cannabis che viene coltivata e prima invece non veniva coltivata. Dottoressa, c'è una correlazione con l'inquinamento atmosferico? Sì, l'inquinamento atmosferico ha contribuito molto all'aumento delle patologie respiratorie allergiche e non allergiche. Oltretutto i pollini sono vettori delle particelle di ozono, del particolato, e si deposita a livello bronchiale aumentando sia l'infiammazione, sia l'asma, sia l'iperreattività bronchiale. Infatti le patologie respiratorie sono in grande aumento. Diciamo che un bambino su 10 dopo i 6 anni è asmatico, un bambino su 3 sotto i 6 anni presenta il wheezing. Allora, prima di tutto bisogna iniziare sia dalla prima infanzia con la prevenzione e capire se ci sono dei sintomi che possono far pensare a una patologia respiratoria. Sempre la familiarità è importante, quindi educare, conoscere, sapere che possiamo fare una funzionalità respiratoria. Noi presso il nostro centro facciamo la funzionalità respiratoria già a partire dai primi anni di vita. L'evento di oggi ha avuto il sostegno del Comitato Sfoltore della Croce Rossa e della Misericordia di Pescara, nonché quello di Adricesta Onlus, Carla Panzino. E noi ci siamo invece attivati per cercare di organizzare questa giornata nel miglior modo possibile, affinché anche Pescara possa aderire alla sensibilizzazione sulla giornata mondiale dell'asma e essere a conoscenza, portare a conoscenza a tutti i ragazzi sul un miglior stile di vita che possa evitare anche tante particolari malattie.